era il 16 febbraio 1923, quando questa foto, partiamo da questa foto, la meraviglia e lo stupore negli occhi di Howard Carter, un inglese che a un certo punto si prese la responsabilità di rompere un muro. Dietro quel muro c'era la camera sepolcrale di Tutankhamon, una delle scoperte archeologiche del secolo scorso più importanti, perché ci hanno ridato un insieme di oggetti e non solo, che ci hanno fatto scoprire la civiltà egizia. Per parlare di questa scoperta vi portiamo invece al Museo Egizio di Torino, dove ci colleghiamo subito. Dovremmo essere pronti con Alessandro Girardi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Alessandro, ripartiamo dalla foto di Howard Carter e da quella scoperta, diciamo, che c'è dietro questo stupore. Sì, proprio 100 anni fa è datata proprio l'apertura ufficiale della camera sepolcrale della tomba di Tutankhamon. In realtà la scoperta avvenne nel novembre dell'anno precedente, era il 4 novembre del 1922 quando Howard Carter trovò i primi gradini di quelli che si rivelò essere la gradinata di accesso, la scalinata di accesso alla tomba di Tutankhamon. Dopo un primo sbarramento vi era questo corridoio che dava accesso ad un'anticamera, la quale era a sua volta collegata alla camera sepolcrale. Dopo la rimozione degli oggetti che vi erano nell'anticamera, l'apertura di tutte quelle che erano le divisioni fra le varie camere, si arrivò quindi a vedere e ad aprire la camera sepolcrale della tomba di Tutankhamon. Anche noi qui al Museo Egizio stiamo festeggiando tutti questi anniversari, ma lo stiamo facendo, se vogliamo, in maniera meno tradizionale, perché è stata inaugurata una mostra proprio qui al Museo Egizio, ideata dall'artista egiziana Sara Salam e curata dal curatore Paolo Del Vesco, nel quale si riflette un po' a livello etico su questa scoperta, su come sono state svolte alcune operazioni sulla mummia. E se vogliamo ci restituisce anche una prospettiva diversa dal punto di vista di Tutankhamon e non più quello di Carter, che scopre la tomba del faraone. Tra l'altro fu un momento particolare, anche perché la Valle dei Re era già esplorata, insomma, da un po' di tempo, per cui, diciamo, il protrarsi della spedizione fu dovuto proprio a una serie di circostanze e a un'intenzionalità ben precisa che portò poi a quel fatidico 16 febbraio. Sì, assolutamente. Diciamo che anche dalle testimonianze che abbiamo si evince anche quella che era stata la caparbietà di Carter nella ricerca ossessiva di questa tomba, nella ricerca di una tomba ancora intatta. E dagli scambi epistolari si evince anche la curiosità di Carter e di Lord Carnarvon, che era il mecenate che aveva finanziato la spedizione, nel vedere se la camera sepolcrale era stata lasciata intatta, perché la tomba fu saccheggiata due volte, ma i ladri non riuscirono a penetrare nella camera sepolcrale, quindi quello che vi era all'interno della camera sepolcrale era proprio il corredo intatto del faraone. Questo ci porta a fare un approfondimento su quella che era, diciamo, quelli che erano i riti funerari dell'antico Egitto, perdonami Alessandro, perché di fatto tra gli oggetti sepolti con il faraone, proprio per garantire forza e ricchezza, non c'erano solo parti religiose, ma anche per esempio delle pelli di leopardo, tavoli da gioco, carri, 30 giare di vino, 46 archi da frecce. Carter dedicò a questa, diciamo, catalogazione arrivò a catalogare 5.398 suppellettili. Sì, certo, questo ci dà anche la misura di come in realtà gli antichi egizi fossero innamorati della vita, non ossessionati dalla morte, perché nella speranza di rinascere dopo la morte si facevano seppellire con oggetti di vita quotidiana, gli oggetti che avevano utilizzato in vita e che speravano di utilizzare dopo la morte. E una cosa che trovo sempre molto poetica è la metafora che utilizzano anche per spiegare il passaggio tra vita e morte, che troviamo nella narrazione in alcuni inni solari, che ci narrano del viaggio ultraterreno del Dio Sole, che, come sappiamo, ogni giorno tramonta ad occidente, che per gli antichi egizi era il luogo dei morti, la città dei morti, dove stavano le necropoli,
ma dopo un viaggio ultraterreno rinasceva a nuova vita ad Oriente. Ecco, per gli antichi egizi il defunto poteva aspirare alla medesima cosa, unirsi alla divinità solare e rinascere ogni giorno ad Oriente, sconfiggendo così la morte. Alessandro, il Museo delle Antichità Egizie di Torino ci testimonia ancora oggi quella civiltà che possiamo testimoniare grazie anche a tutte le scoperte, inclusa appunto ciò che accadde quel 16 febbraio di ormai 100 anni fa, che quest'oggi sono arrivate. Qual è l'importanza di una struttura museale del genere? Che cosa testimonia e che cosa racconta anche alle più giovani generazioni che magari studiano, si approcciano sui libri di scuola, come abbiamo fatto anche tutti quanti, insomma, una civiltà così antica, ma che riesce sempre ad affascinare? Beh, innanzitutto il museo nel 2022 è stato il museo più visitato a Torino con quasi 900.000 visitatori e vi devo raccontare che in realtà anche noi ci stiamo preparando a un'importante celebrazione che è quella del nostro bicentenario dalla nascita del Museo Egizio, perché nel 1824 Re Carlo Felice decide di acquistare la collezione Drovetti, che diventerà il nucleo fondante del Museo Egizio di Torino, che nel corso del tempo poi ha avuto modo di acquisire nuovi oggetti, di allargare la propria collezione, di farne oggi quello che è il museo con la collezione più importante al mondo al di fuori dell'Egitto. Quindi ci stiamo preparando con cinque grandi progetti per questo bicentenario per il 2024. E progetti che cambieranno totalmente volto al museo. Verrà in primo luogo realizzata una copertura interna della corte che aprirà un nuovo spazio, una piazza destinata alla comunità e che darà accesso, fra le altre cose, al Tempio dell'Esia, tempio donato dalla Repubblica d'Egitto all'Italia, proprio grazie al sostegno dell'Italia alla campagna di salvataggio dei templi nubiani. Si realizzerà poi una sala totalmente immersiva, verrà ampliato e ripensato il giardino egizio, un'installazione che è stata inaugurata lo scorso anno e che ricrea un antico giardino egizio e per ultima, non per importanza, verrà riallestita e ripensata interamente la Galleria dei Re, se Quindi vogliamo non possiamo la far sala altro più che iconica darci del museo. appuntamento lì a Torino, al Museo Egizio, per venire a scoprire tutte queste novità e immergerci proprio in quel mondo tanto lontano eppure così vicino a noi. Grazie ad Alessandro Girardi per essere Grazie, stato grazie a con voi. noi. Una buona giornata a te.